Vi ricordo che leggete una poesia in lingua originale, ripetelo per Iva e Nicole, una, che verrà poi letta in italiano da Marcello. Poi la seconda poesia, sempre in lingua originale di ciascuno, e verrà letta con Marcello. Allora, un minuto. Ecco, adesso iniziamo presentando anche Federica Marelli, che studia pianoforte e canto. È una amica carissima di Simone Principe. Forse Simone sorride, quindi evidentemente è più che un'amicizia. Noi speriamo in questo tempo che non dura nulla, che questa amicizia invece possa durare. Grazie Beppe. Grazie a te, grazie Federica. Lasciato sul banco dei pegni, Claudio, a te. Puoi anche aggiungere delle cose a proposito della guerra. Ah, potete anche dire delle opinioni, quello che volete, non un dibattito, ma un vostro pensiero, potete aggiungerlo all'inizio, prima di leggere la poesia. Questo l'avevo dimenticato. Ecco, Claudio Moica. Eccoci qua, scusate. Grazie Beppe, cosa posso aggiungere sulla guerra? Penso di non voler aggiungere niente se non il fatto che sono veramente schifato e l'umanità ancora non ha capito nulla e nulla ha imparato nel tempo. Lascio parlare la poesia, i versi, i miei, e poi ascolterò quelli degli altri. Ho lasciato sul banco dei pegni l'ultimo briciolo della mia vita. La verrò a riprendere quando i poeti smetteranno di sussurrare al dolore e urleranno come temporali d'agosto, poi voleranno alti sulla miseria umana
per disarmare la follia di quei pagliacci imbottiti di parole sconosciute alle persone semplici e confuse. Avevo dimenticato il calore della disperazione mentre il cielo si colora di nero e le nuvole diradano, mentre i piccoli uomini scelgono di ingravidare la luna distratta. In questo camminare provvisorio, il mio sguardo è inciampato, in quella valle seminata a grano dove si muore di fame e di speranza. Tu, vita, incorniciala la coscienza, imbastiscila la nuova alba dei giusti e seminalo questo mondo di luce. La seconda poesia, Claudio. Si sono allontanati i fumi della battaglia, l'eco degli spari sono aliti di respiro. Disteso su quel prato dei miei anni, vi vedo correre e scappare dal fuoco, dell'odio e della conquista. Allungo la mia mano a cercare un fiore, in questa valle concimata dal sangue e dalle lacrime abbandonate dalle madri vestite di nero anche di domenica. Sfioro la mia mente alla ricerca di un pensiero. Quello ultimo prima di cadere al suolo, ad abbracciare questa terra che mi guarda e mi accoglie tra le sue larghe braccia. Ritorno nel sogno eterno e corro nuovamente su questa ruota che mi gira attorno senza tregua per riportarmi al silenzio di chi vince. Grazie Claudio. Ecco, adesso Grazie. saluto anche Luciana che è arrivato, quindi credo che manchi solo Nora. Allora, Daniela, Ciao, le tue buonasera a poesie. tutti. Grazie. Daniela, le tue poesie attivando sempre l'audio. Ah, volevo ricordarvi che le poesie degli stranieri soltanto leggeremo in italiano, mentre le traduzioni serviranno per il libro. Perché non ci sarebbe stato il tempo, tanto che l'idea di ristampare il signor No è venuta contemporaneamente un po' a tutti, sia quelli che c'erano nell'edizione precedente, sia soprattutto a Marco che ne è il curatore. E allora poi chi non le poesie le tradurrà, Vito, Era, insomma, li tradurremo nella lingua inglese anche per chi non ce l'ha. Quindi questo vale solo per gli stranieri. E anche per ospitalità, per senso di ospitalità, di leggerli in italiano, visto che lo facciamo in Italia. Allora, Daniela, le tue due poesie, Incanto e Pace. Bellissimo, Incanto e Allora, Pace. inizio con Incanto. L'incanto della notte che ci stringe nel suo abbraccio, ci porta nel sogno, avviluppa nel suo mantello, induce a dolcezza e amore, si è infranto questa notte in un lampo. Non è temporale, non quella luce che avanza il tuono. La quiete di un cielo si è spenta, nell'aria accesa come un incubo, è la guerra. Leggo la seconda o c'è anche l'inglese? No. Legge la seconda, solo La italiano. seconda. Pace. Per le immagini dei tuoi cari, dentro le cornici sul cassettone di tua madre, chiedo pace. Per le pantofole appaiate all'ingresso di casa, per la candela accesa e per il roseto, potato solo un mese fa. Per la gruccia sull'attaccapanni che attende il cappotto, chiedo pace. Per i girotondi e le corse davanti alla scuola di tuo figlio, e per le tazze di latte e caffè, per i baci e le parole sussurrate sulle panchine, e per le panchine lo chiedo, per i vostri nomi, così simili da parere due stelle d'un'identica costellazione, per lo stesso cielo che vi guarda e ci guarda, per il libro sul comodino. E per l'orologio, per le mani giunte e le lacrime dentro il saluto, per ogni terra e germoglio, non mi stancherò di chiederlo. Pace, pace, pace. Bene, adesso abbiamo Ivan. Allora, Vito, dovresti dire a Ivan di leggere la prima e poi verrà letta in italiano da Marcello. Okay. Ivan, you have to read your first poem in original language in English,
And after your reading, Marcello will read the same poem in Italian. Okay? Thank you, Vito. Prima. In which I take being sent to war personal. War is a word for failure. So I am writing poetry against war again, and I will speak against war with my friends again. Maybe I will paint an anti-war painting, dance to an anti-war song again. Feel in my heart the beat of an anti-war protest drum. Certainly, I will say no to war again. But my protest did no good 50 years ago when I objected in person to the tribunal of five old men, sitting in judgment on my 20 pages of reasons for saying no to war, no to Vietnam. Then they took away my student deferment, told me to report in 3 days at the train station. But the new lottery absolved me. That was a night in the tavern to remember as they picked numbered birthdays and those going off to war bought drinks and those exempted bought drinks. Some of my friends died in that war 50 years ago. Some of my friends came back damaged by that war. They looked very different from when they left. Their children asked me why they could not reach their fathers. They begged for information about what happened. I must thank a candid friend freshly back from that war who said he was humiliated for dropping to the ground at a crowded bus stop when a car backfired. My plans then changed from no to hell no. To kill for the boredom of the powerful at the cost of the powerless. When the powerful say their gunboats are wasted in the harbors and potential soldiers are wasted in the universities and trades. When science is on the verge of limitless cheap energy, when the planet's resources still outpace the needs, do we need to kill each other for imaginary lines, patriarchal and patriotic pride, ethnic and familial lineage? When cooperation has greater reward than competition, the answer is always no. And most times, even hell no. Grazie. Allora, Marcello, poi questa, devo confessare che l'ho tradotta io dall'inglese questa, facendo molta fatica, e quindi se non la trovate molto bella, poi la rivede Vito, sempre per la velocità che doveva esserci. Allora, Marcello legge personalmente, è un titolo lunghissimo, Marcello, lo affido a te. Personalmente me la prendo per essere mandato in guerra. Guerra è una parola per fallimento. Quindi sto scrivendo di nuovo poesie contro la guerra. Allora parlerò di nuovo contro la guerra con i miei amici. Forse farò un dipinto contro la guerra. Balla di nuovo una canzone contro la guerra. Sentire nel cuore il battito di un tamburo di protesta contro la guerra. Certamente dirò di nuovo no alla guerra. Ma la mia protesta non ha fatto bene 50 anni fa, quando ho obiettato di persona al tribunale di 5 anziani, seduto in giudizio sulle mie 20 pagine di ragioni per aver detto no alla guerra, no al Vietnam. Poi non mi hanno concesso il rinvio per gli studenti
mi hanno detto di presentarmi dopo 3 giorni alla stazione ferroviaria. Ma la nuova lotteria mi ha assolto. Quella è stata una notte nell'osteria da ricordare. Mentre sceglievano coi numeri i compleanni, quelli che andavano in guerra compravano da bere. Quelli esentati compravano da bere. Alcuni dei miei amici morirono in quella guerra 50 anni fa. Alcuni dei miei amici sono tornati feriti da quella guerra. Sembravano molto diversi da quando se ne erano andati. I loro figli mi chiedevano perché non potevano raggiungere i loro padri. Hanno implorato informazioni sull'accaduto. Devo ringraziare un amico sincero appena tornato dalla guerra. Chi riferiva di essere stato umiliato per essere caduto a terra a una fermata dell'autobus affollata quando un'auto si è scagliata contro. Dopo i miei piani poi sono cambiati da no a no. Uccidere per la noia dei potenti a spese dell'impotente, quando i potenti dicono le loro balle. Sono sprecati nei porti, i potenziali soldati sono sprecati nelle università e nei mestieri, quando la scienza è sull'orlo della crisi energetica a basso costo, quando le risorse del pianeta ancora superano le esigenze. Abbiamo bisogno di ucciderci l'un l'altro per linee immaginarie, orgoglio patriarcale e patriottico, lignaggio etnico e familiare. Quando la cooperazione ha una ricompensa maggiore della concorrenza. La risposta è sempre no, e la maggior parte delle volte ancora e sempre diavolo no. Grazie Marcello. Grazie. Grazie a voi. Ivan Enoldman. Ivan. Secondo? Oh, yes. An old man ass. Questo vecchio. I asked the professor about his missing students. I asked the farmer where were his field hands. I asked the priest where were his parishioners. I asked the factory boss where were his assemblers. I asked the banker where were all the tellers. I asked the lawyer where had their clerks gone. I asked the restaurant owner where are your waiters and waitresses. I asked the elders why no one was around to care for them. I asked after the missing young poets and writers, the painters and potters. They each told me, don't you know there's a war? Those young brave people are heroes off fighting for our freedom. I asked if they could afford all that time away. They said sacrifice had to be made. There is a war, you know, and all must do their part. Thank you. Grazie a te. Marcello, con un vecchio chiede. Vecchio chiede. Ho chiesto al professore dei suoi studenti scomparsi.
chiesi al contadino dove fossero le sue mani di campo. Ho chiesto al sacerdote dove fossero i suoi parrocchiani. Ho chiesto al capo della fabbrica dove fossero i suoi assemblatori. Ho chiesto al banchiere dove fossero tutti gli scrutatori. Ho chiesto all'avvocato dove erano andati gli impiegati. Ho chiesto al proprietario del ristorante dove sono i tuoi camerieri e cameriere. Ho chiesto agli anziani perché nessuno era in giro a prendersi cura di loro. Ho chiesto dopo i giovani poeti e scrittori scomparsi, i pittori e i ceramisti. Ognuno di loro mi ha detto che non sai che c'è una guerra. Quei giovani coraggiosi sono eroi che lottano per la nostra libertà. Ho chiesto se potevano permettersi tutto quel tempo lontano. Dicevano che i sacrifici dovevano essere fatti. C'è una guerra che conosci e tutti devono fare la loro parte. Grazie Marcello. Grazie Marcello. Grazie a te, Ivan. Ecco, adesso ancora non è arrivata Nora e neanche Paul. Strano. Stanno girando il mondo. Infatti domani arriva a Roma Ali da Dubai, è stata a Londra, passa da Roma, arriva Ali all'America. Dalla Palestina, quanta strada fa quest'uomo? Va bene, lo riceveremo con Marcello, non so quando, adesso vediamo. Allora, Lucian, oggi io avevo letto nei giorni scorsi, ma io non sono un critico, per cui ho alcune poesie. Parlo col cuore, io parlo col cuore, ci conosciamo da anni. Io ti ringrazio, no? E si sente che hai parlato con il cuore, mi hai fatto veramente una bella sorpresa. Insomma, incanto a te. Insomma, il libro a cui tengo in particolar modo, quindi sono poi è il mio primo libro di poesie d'amore, quindi l'ho fatto anche per il tuo fidanzato, l'ho fatto per lui. Perché grazie, è simpatico, anzi vi aspetto quando volete, la casa è aperta. Okay. Va benissimo, grazie, ti ringrazio, sì, sicuramente ci rivedremo. Le poesie tue che poi faremo tradurre in inglese per il libro. Sì, allora sono due poesie edite dal libro L'ospite indocile, edito con Passigli. E questa, la prima, mi è stata ispirata proprio da una scena di guerra vista in TV. Adesso non ricordo se era probabilmente sulla striscia di Gaza. Se è guerra, la terra in rovina, sotto il cielo sceso giù per chi non ha ali, e nuvole e zolle sono di uguale sostanza, e lutto e sangue e una speranza rafferma colano lungo le crepe della casa, le stesse sul viso della vecchia che da quella che fu una soglia dal principio dei tempi urla asciutto il suo verbo ancora crocifisso. E la quest'altra invece, mia mamma è del 37, quindi ha un po' in parte vissuto la Seconda Guerra Mondiale, quindi questa mi è stata ispirata da alcuni suoi ricordi, suoi racconti. La guerra finì e loro che c'erano nati dentro ne uscirono con vaghi ricordi di allarmi e vermi nella minestra, e nonna, quella di cui porto metà del nome, confusa nella continuità spazio-temporale, è malamente, ripeteva. E quando le offrivano del vino, una cria, diceva, una goccia, una lacrima. No cry, nonna, no cry, passati ormai a un'altra storia, a un'altra guerra, di tutto il lascito ce ne resta
Nacria. Grazie Luciana. Grazie, questo è un omaggio. Grazie a voi. Mi devo ricordare, l'ospite indocile l'ho presentato io. L'ha presentato tu a Nettuno, sì, o ad Anzio, non mi ricordo. Quando è stato? Perché io ho avuto problemi di memoria col fatto che sono stato in camera operatoria per molto tempo. L'anno te lo ricordi? Guarda, questo è uscito nel 2012, quindi sarà stato 2013, l'anno dopo. Questo no, credo nello stesso anno. Sì, credo nello stesso anno. Grazie, Luciana. Allora, grazie. Vito, allora puoi dire a Nicolò che legge la prima e poi Marcello leggerà la seconda. Ok, Nicole, you can read your first poem, and after your first poem, Marcello will read the same in Italian, ok? Sì. La prima. Ende ka gjurmë dashurie në kjetë. Ka mbetur vetëm një yllë në qelë e po qëndron vetëm për ta gjykuar farisejt. Ende ka gjurmë dashurie në kjetë, dashuri të përjetëshme. Vdes, e prap mbetet dashuri, rinë gjallet si feniks nga hiri. E mulon çdo plagë, se shtrojnë do të me dhe atë shpirt të madh Ukrajine. Atë shpirt të madh Ukrajine mbi flak, që për flak këtë bot miope, këtë bot që s'po sheh për të hije së vetë, gërmava hipokrizish, hipokrizin e fundit të kësaj bote. Ende ka gjurmë dashurie në tjerë. Marcello. Il popolo martire dell'Ucraina. Manca il cielo, non c'è più pietà per la libertà. Stanno sanguinando risorse, gli idoli cadono senza orgoglio. E dalla porta posteriore della storia le iene uscirono dalle tenebre verso la luce. Stiamo prendendo un po' di dolore da quella terra, ma non possiamo sanare le ferite. L'Ucraina ha bisogno di sangue e di cuori. Non potevamo che darle lacrime. In quest'ora di barbarie, nessuno lì riporta il cielo. La mano non si stende fin là. La chiamata non viene nemmeno ascoltata. Loro, là, noi, qui. Su quella terra, con nuove tombe di martiri, nella prima porta della storia, nel ricordo di una difficile rinascita, un arco di trionfo si alza. Viene eretto un arco trionfale, come fortuna e fatalità di quelle brave genti, come fortuna e fatalità di quel popolo martirizzato. Grazie. Viene davvero la pelle d'oca, visto in questo momento specialmente. Grazie. E Nicolò l'altra. Adesso sto leggendo la seconda, ma veramente Marcello ha letto la seconda. E adesso sto leggendo io. Hai ragione, sì, hai ragione, l'avevo invertita. In italiano, il popolo martire dell'Ucraina. Popullit martir të Ukrajinës. Mungon qielli, s'ka më mëshirë për liri.
po përgjaken burime, shembe nidhu i pakrena, dhe nga dera e pasme e historis, jena dolën nga ersira në dritë. Ne po ja morim asaj toke pak dhimbje, por plagët nuk ja letësojmë dot. Ukraina ka nevoj për gjak e për zemra, mundëm t'i apim veçlot. Në këtor barbarie, askush nuk po a këthen qelin. Dora nuk zgjatet deri atje, as nuk dëgjot thirrja, ata ndej këndej ne. Mbija trual me varet të reja martirësh, në derën e përparme të historisë, në përjetësimin e një rilindje të vështirë, një herë triumfi po ngrihet si fat dhe fatalitet i atyre njerëzve të mirë, si fat dhe fatalitet i ati populli martirë. Grazie. Quindi Marcello adesso legge il popolo martire. No, ci sono ancora tracce d'amore a Kiev. La prima. Audio. Marcello, audio. Scusatemi, no, allora io il popolo martire dell'Ucraina l'ho letta prima per errore ed era, adesso dovrei leggere, ci sono ancora tracce d'amore a Kiev, che purtroppo ormai si sono invertite. Va bene, ma capita, in diretta capita. Ok. Quindi questa è la prima che ha letto, ci sono ancora tracce d'amore a Kiev. Nel cielo è rimasta una sola stella e sembra sola per essere giudicata dai farisei. Ci sono ancora tracce d'amore a Kiev, amore eterno. Muore e di nuovo rimane amore. Risorge come una fenice dalle ceneri. Copre ogni ferita che non può coprire con la terra. Quella grande anima ucraina, quel grande spirito ucraino in fiamme che accende questo mondo miope, questo mondo che non vede oltre la sua ombra, rovine dell'ipocrisia, l'ultime rovine di questo mondo. Ci sono ancora tracce d'amore a Kiev. Grazie mille, Marcello. Grazie a te, grazie a tutti voi. Grazie. Allora, Rudina, attiva il microfono e passiamo a Simone. Dov'è il nostro giovane Simone? Eccomi, Beppe. È attivato, lui ha imparato subito. Questi ragazzini, questi bambini imparano subito. Sono terribili. Ciao. È la nostra era, insomma. Allora, leggo la prima. Essere umano, giusto? Sì. Essere umano. Atterrita umanità. Nella sua vergogna, dimenticati grembi di vita, come illusione di ciò che non sarà, nello sguardo deluso di un bambino, già maturo nel suo dischiudersi. L'ala putrida dell'uomo, tutto è, tutto diviene, eccetto essere umano. Vado con la seconda. Polemos. Nel tempo in cui si incenerisce la pace, edifici, strade, piante rosseggiano tra innocenti gocce, tinte di sangue che un'altra pace non raschierà. Grazie. Grazie. Ecco, adesso Valbona
Balbona legge in albanese e poi Marcello la legge in italiano. No, forse non ce l'ha Marcello in italiano, credo. Balbona, allora legge. Beppe, io leggo solo in italiano perché non ho l'albanese. Ah, benissimo. Perché ecco, non ho tradotto le mie poesie, te l'avevo detto. Sì, è vero, è vero. E io traduco quello degli altri, ma non le mie. Va bene, fatemi fare qualche errore, così considerate l'età. Visto che, e poi vi prego, quando mandate le poesie in un solo file. Sì, okay? Io in un solo file te li ho mandati. Tu lo so. Lo ricordo ad altri perché faccio fatica. Va bene, allora Valbona, tu c'hai senza risposte, ecco perché non ce l'ho io la versione. Senza risposte. E lo sbadiglio della morte, ho due poesie. Sì, tutte e due. Allora preferisco di leggere prima lo sbadiglio della morte. Va bene. Ci sono problemi? No. Posso? Lo sbadiglio della morte. Con la tua voce caccia lo sbadiglio della morte dalla sua bocca e alza di prima che lui si svegli, prima che muoia, molto prima che apra gli occhi. Somo bene, cantali una canzone di pace e poi stalli accanto per ascoltare le sue melodie, la sua profonda voce, le sue profondità del cuore, il suo pensiero. Stai sulla sua testa con tutta la tua altezza, con la tua superiorità, con la tua infinita bellezza, spirito di pace. Se si sveglia ruggendo come un leone e ruminando suoni di guerra, non permettere che l'alito della morte sputi su di lui sangue umano, putrefazione, invidia, odio, barbarie. Chiudili gli occhi e fallo dormire ancora. Fallo dormire ancora fino a mezzogiorno. Se si sveglia con lo stesso pensiero nella mente, fermalo. E se si sveglia con quell'orrore nel cuore, ferma quell'orrore. Spirito di avvicinamento, allontanali da lui loro che sono come lui, loro che sono in lui, il sommo male del mondo, e fallo dormire ancora fino alla sera. Spirito di amore, è arrivata la sera, perciò affrettati a svegliare lui. E se balza con la testa della libertà recisa in mano, facendo sanguinare tutti i suoi misteri, tutti i suoi saperi, tutte le sue verità, non permettere che lui rotoli nel valzer dell'antiparola, non permettere che lui in loro rumini suoni di guerra. Patria di tutti, spirito della parola che sei padre dell'universo, fallo dormire ancora fino all'aurora e se si sveglia con la testa mozzata in mano, con l'orrore in mente, in bocca, con lo sbadiglio della morte, ferma quella mano per sempre. Grazie, Valbona, vai con la seconda. Senza risposte. Il terrore è l'impero del male che ruba il posto alle risposte. Fa sparire tutte le parole generando pestate, solo domande mutate in un viaggio
di incertezze striscianti. Si infila nel ferro e lo incendia. Si infiamma, poi oscura i cieli. Dal suo sguardo non vuole essere trafitto. Ruggisce intorno alla sua corona, furioso. Niente lo vuole. Ad ogni costo la vuole. Scopre la testa e si mostra. In labirinti di coscienze diventa drago, che bala sui cadaveri e sulle urla, ruba volti candidi e mastica l'azzurro degli angeli per dormire dentro gli occhi dei bambini e dei figli senza madri, trasformando i loro sogni in incubo, la loro casa l'ultima dimora. Fedele al suo momento di pazzia, l'impero del male detesta generazioni. L'impero del male ambisce la corona, dipinge il futuro con il sangue. Ai bambini destina le bombe, grappoli di infernale orrore seminati per profanare la pace. Tutto tace, non c'è posto per la risposta. Fragorosa deflagrazione spezza, la cenere si scompone, ma non si piega. Le parole sono esseri senza orecchi. La speranza muore e risuscita. Le bombe ricattano la terra. Il fumo nero, velo di umana misericordia. Grazie, grazie Valbona. Allora, Rudina, vediamo, ci fai un saluto, Rudina, se hai risolto, vediamo. Ciao. Ecco. Spero che si senta. Sì, sì, si sente benissimo. Adesso avrai l'assistente. Ok, un'altra volta inizio ringraziandovi. Grazie Valbona, grazie Beppe, grazie a tutti voi che mi avete accettato e invitato. Allora leggi la prima e poi leggiamo con le... leggerà la seconda, la leggerà in italiano. Ok? Facciamo una bella? Papace, ne ti è tornato, Vigit, Angi, lei, Vita, Sarish. Filo e trisht. Mendimet e mia bëhen me mecë, fërmohen për balë tragedive, për bulisë përshirë, vizës dhe vëpërfatë, tëllësive të përfatë, si të duan të përhumben, për të uthtuar më pasëmëngëve të qytetëve, për me stingujve të bronzë të kambanave, e për të ndëritur portave të shkretë, kuria për buzët, e paqja më hojët. Zotë, bekoj i hapat e mi, dhe mendimet e mia që fluturojnë mbi ata qej, ndoshta për të ulur fronit atyre shpirtra, radhave ku kurmet braktisur mëshirës, viseve ku jehona në gjanë se do tjetë të përjetëshme, e ku vdekja, vijon të sajoj mozaik. Grazie, adesso legge, nessuna pace. Nessuna pace. Un'altra notte brucia sotto i carboni, oltre la giornata ricomincerà triste. I miei pensieri diventano muti, si sgretolano di fronte alle tragedie, il capovolgimento senza cuore delle linee del destino, profondità infinite, come se volessero vagare per viaggiare dietro alle maniche delle città, attraverso i suoni di bronzo delle campane e per raggiungere le porte
desolate, dove la bellezza è disprezzata e la pace negata. Perfetto. Dio, benedici i miei passi e i miei pensieri che volano su quei cieli, forse per sedere sul trono di quelle anime, file di corpi abbandonati dalla misericordia, terre dove l'eco sembra d'essere eterna e dove la morte continua a inventare mosaici. Grazie Marcello. Adesso grazie. Grazie. Grazie, grazie. Seconda? Sì, certo. Sono emozionatissima. Ma è la prima volta. Anche la seconda, non ti preoccupare. È un bel Ma sei molto brava, sei molto brava. Perché sei emozionata? Se sei brava. Appunto, i bravi si emozionano sempre, va buono, non lo sai? I grandi attori, i grandi musicisti. Questa poesia ero partita a scrivere per mio padre nel giorno dei papà, invece non sono riuscita per la guerra. E allora è finita così la poesia. È cominciata per il papà ed è finita così. Me lo faccio sentire. Saluto Nicole, l'albanese lì. Ciao. Allora. Deixa të shkruaj. Deixa të shkruaj për ty atë. Është ditë e babalarëve sot. Por shkronjat, por se si smogim në fjallë, e as fjallët në majë. Ndonë se s'ka mundur kur të shërohem prej mungesës tënde që më rilakë. Në shprimi fëmijëve të pafajshëm më kushtoj. Gjetërit vjojnë t'i humbasin në luftë. Mos përfilja karrosierve të paqes më hidhëroi, dhe tëmbët me kratë të më. Më trëmba në qejtë që shkunes, supët e ngushtë si mbajnë do të barë, më dhemba në sytë, rëmbushur me lëmbët, të këtuar nga kja marë. Me harpin nga dalët, kapitëm në heshtje. Në dëmonë për shfërima e pëmë, pastuar roposën, me sytë ka pësëllit fundin e urejtë, më falla, dhe shkë për së mundë në sot. Këtë që ka. Allora, Marcello, volevo scrivere. Un bel titolo volevo scrivere. Devo scrivere. Volevo scrivere di te, padre mio. Oggi è la festa del papà. Difficilmente riesco a mettere lettere una dopo l'altra, né le parole in versi, comunque. Anche se non potrei mai riprendermi dalla tua assenza, che come un telaio rimane. Stordita dalla disperazione di bambini innocenti che perdono i padri in guerra, amareggiata dal disprezzo dei pacificatori e le colombe con ali rigide, spaventata da cieli che versano lacrime, spalle strette non sopportano questa vergogna, commossa fino alle lacrime. Sento dolore negli occhi, bagnati e cupi per questo pazzo gioco. Passo in silenzio con passo lento
il fruscio degli alberi riecheggia nelle orecchie, mentre i bambini, ulteriormente traditi, vengono stuprati, gli occhi contorti aspettano la fine delle paure. Perdonami, padre, comunque. Volevo scrivere, ma oggi non posso proprio. Bene, grazie. Allora, un bel benvenuto a Rudina, che avremo il piacere anche di ospitarla per altri incontri. Allora, non è mio scritto che non poteva, poi vedremo. Allora, l'incontro a questo punto finisce. Raccomandiamo anche... No, c'è Vito. Mi ero scordato Vito, perché io ho lo schermo piccolo che non vedo bene. In fondo, per ultimo, ma non ultimo, come si dice. Non c'è problema, non c'è problema. Ricordo delle cose. Allora, cantami Sarajevo, e poi una cosa che piacerà sicuramente a Barbona, che conosce bene la storia, ci leggerà Vlora. Grazie. Grazie a voi. Solo una piccola premessa. Condivido con Claudio la parola schifo, perché credo che sia l'unica associabile alla guerra, alle guerre in genere, e ti lascia senza parole, e non si hanno parole, tant'è che di fronte a febbraio, di fronte a questa situazione, ho preferito guardare indietro, e guardando indietro ho incrociato altri due episodi di disastri umani sui quali avevo appuntato delle cose. Questi sono versi di qualche tempo fa. Questa prima, Cantami Sarajevo, chiaramente si capisce in entrambi i casi a cosa fanno riferimento. Mi sentirete due o tre versi, mi sentirete recitarli a mo' di cantilena. Volevo solo spiegare che è una filastrocca che avevo letto da piccolo su una vecchia enciclopedia, i 15, e che mi porto dietro ogni volta che incrocio un disastro umano. Mi ritorna in mente questa filastrocca ed è inserita in questa poesia. Cantami Sarajevo. Cantami Sarajevo e sarai buono, alla stregua di chi è buono. Il rispetto di te verrà impudente, il sangue che colora le macerie, e dopo la tua penna, poeta e scrittore, e la tua oratoria, politico e prete, che conosci le voci dei Balcani dei 90, solo miste ai riflessi del tuo mare. Sai bene che qualcuno vi leggerà qualcosa in ogni caso, e tu cantami Sarajevo, sarai grande, alla stregua di chi è grande. Camminerà sulle acque la tua voce, sarà dogma e dogana, sul sentiero di grida disperate. Vedo la tua fierezza, confusa con la boria, frastornare i sorrisi fotografici dei piccoli presenti assenti e lambire indifferente lacrime sporche di polvere da sparo, cinica e compiaciuta. Ma io sarò cosa? In questo purgatorio di ambizioni, dove i tronchi caduti, come svenuti per ipotensione, i davanzali in frantumi, come un saluto interrotto, braccato, i lampioni piagati, come panni anonimi sgualciti per strada, hanno strappato i veli, immaginazione. Però tu, cantami Sarajevo, quella di mezzo secolo prima nelle fosse e 50 anni dopo nelle sete di cravatte severe e banconote effervescenti. Cantami di rosoni lavorati nei ricordi, dove Dio non è che un brandello in coma nell'ennesima casuale sepoltura. Canta ancora, suave il tuo canto, te lo dice la morte qui accanto, in questa acidula filastrocca che mi riporto dietro intestardita. Ogni strofa è una notte appesa a un filo, destino cinico armato fino ai denti, pronto pure dietro l'angolo dei barboni. Cantami Sarajevo, nella melodia di un mattone,
su un mattone. E adesso Vlora? Vlora, se me lo permettete, voglio dedicarla agli amici albanesi, perché quando arrivò al porto di Bari, ero lì, mi fa un po' effetto immaginare che forse in quella circostanza ci siamo conosciuti. Bene. Vlora dolcissima, di canna cubana, vlora sospesa, di rotte sconosciute, di destini incerta, vlora pesante, di speranza e morsi, vlora che vieni, vlora che vai, vlora che torni e non ritorni mai. Vlora bonbon traboccante di crema, dentifricio aperto, pentola che ribolle, pronta per il banchetto, vulcano fertile di lava accesa. Vlora che urli un silenzio sfatto di corpi sfiniti d'attenzione. Vlora che chiedi, vlora che dai, vlora che fai e non reclami mai. Vlora ricordo, guscio, placenta, culla. Vlora preghiera, poesia, impresa. Vlora che sogni il sole ad occidente, canto e lamento, verso ottomano, ritmo greco, melodia balcanica, scintille di ferro, forchette, scrivanie. Vlora che apprendi, vlora che insegni, vlora che studi e non escludi mai. Vlora combattente, studente, ribelle e liturgia ortodossa, elmo guerriero e casco da cantiere, antico gioiello nuziale, sudicia tuta blu, prezioso ricamo a filo d'oro antico, grembiule sporco da 12 ore. Vlora dimentica, vlora memoria, vlora che salvi e non ti scordi mai. Vlora di testa, vlora di sangue, vlora che specchi limiti e slanci, fondine pronte e porte spalancate, fregi e divise e costole a vista, diaspora e abbraccio, vlora che sogni, vlora che crei, vlora che voli e non atterri mai. Grazie Vito, grazie per questo. Grazie a voi. Adesso è il momento di Matteo Cavicchini, del maestro Matteo Cavicchini, che esegue un brano di Chopin. Thank you.
non legga le o non metta delle poesie, la mia idea sempre, e ci ho combattuto contro, è che chi organizza festival, incontri, manifestazioni, eccetera, non deve, secondo una regola etica, leggere o parlare di sé. Quindi, e questo è il motivo. Molti approfittano di questi festival o dei premi solo per parlare di sé. Quindi, quello che prego, quello che vi invito sempre a condividere, soprattutto perché riguarda la poesia in generale, non me. Io ho dato, ho avuto, sono felice di aver imparato con qualche difetto anch'io questo mezzo che mi sembrava, e ora intendo usarlo sempre perché mi muoverò poco, mi potrò muovere poco. Quindi vi ringrazio e vi do appuntamento per rivedervi martedì prossimo, e poi il 22 convito, ci metteremo d'accordo in modo che possiate seguire tutto e vedere anche la qualità delle poesie, vedere anche man mano le traduzioni ve li manderemo, aggiungeremo delle foto con pezzi di poesia, perché è una cosa molto bella che ha fatto Vito, tant'è vero che Rodina questa cosa è piaciuta molto, e quindi è una battuta, lei mi capisce cosa intendo, e quindi gli altri mi pare l'abbiamo fatto di tutti, e quindi faremo anche questo. E questo è un modo, come un altro, per usare la parola, altro non possiamo fare. Qualche volta l'ironia, perché vedere che tutti questi incravattati che si stringono le mani di continuo e fanno progetti per il futuro, mentre sembra che l'universo ci cada addosso. Non solo la Terra, e non solo per questo motivo. Io vi abbraccio tutti, a Evan dalla California, diciamolo, per Rudina, a Rudina dal Trentino, a Simone da Ispernia, a Balbona da provincia di Brescia, dietro di me c'è Marcello che ciao, vuole ciao a tutti. Farvi vedere che mi sta facendo. Ciao facendo. Marcello. Ciao. Ha recitato benissimo. Bravo, è bravo. Complimenti tutti. Ciao Luciana. Ciao Balbona. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Grazie. Questa sera è stato più emozionante del solito. Sì, è vero. Perché questo tema ci tira fuori anche un po', ci libera di tutta questa cupezza che ci sta veramente annichilendo in questi giorni, e sembra che non si riesca mai a risolvere questo conflitto, che nessuno torni indietro dalla propria posizione, ed è bruttissimo. Terribile, terribile. Però ricordiamoci sempre che l'altra metà del tempo va dedicata all'amore, ok? Bravo Beppe, sì, sei un grande! Facciamo parti di tempo, dai! Abbraccio a tutti, abbraccio a tutti. Abbraccio a tutti, ciao, ciao, tutti. Ciao, ciao, tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, bravi, ciao! Ciao, ciao!